Oggi parleremo del mercurio dal punto di vista della nostra alchimia. Fermo resta la nostra scala delle energie, energia, materia, il sottile, lo spesso. Ora, il mercurio si pone, come abbiamo visto, in alchimia, in senso mediano, è una medianità che si mette tra l'energia e la materia. Però vediamo meglio come è costituito questo simbolo. Allora, questo simbolo è l'unione di una realtà circolare che pertiene all'energia, di una realtà cruciforme, quadrata, che è la croce ed è pertiene alla materia, allo spesso. Dall'unione di questi due abbiamo il simbolo di Venere. E voi direte, cosa c'entra Venere? Allora, Venere innanzitutto è l'attrattore. No, la forza di Venere è proprio quella di attrarre le cose diverse, di portarle sul medesimo piano, di unirle. E, infatti è l'intelligenza, Venere, l'intelligenza che si unisce alla materia. Però a questo simbolo venusino, che ha la particolarità di essere, no, piuttosto fermo, di essere immobile, di attirare verso di sé, infatti Venere è riservata, è molto intima, e si aggiunge anche la capacità di muoversi, del movimento, e lo si fa aggiungendo un aspetto lunare, la falce lunare che viene posta sul capo di Venere. Alla fine abbiamo il nostro Mercurio, quindi Venere con la sua bella falce lunare sopra. A questo punto che cosa fa? Mercurio può scendere, può salire, può entrare, può uscire, cioè sono le quattro direzioni dell'energia: entrare, uscire, salire e scendere. Infatti nella mitografia Mercurio è spesso raffigurato con le ali, e quindi dà questo senso di movimento, è un messaggero che va dal mondo degli uomini al mondo degli dei, porta i suoi messaggi. E, grazie a questo aspetto lunare, quindi Mercurio è legato alla psiche, all'intelligenza, alla parte interna, animica, perché è l'intelligenza che si unisce alla materia, Venere, però dotata di questa capacità, a differenza di Venere, di muoversi. Venere non si può muovere, è immobile, abbiamo detto, no? C'è un bellissimo passo che dice: a Venere piace ascoltare i discorsi di Marte, ma senza che lui lo sappia, proprio per questa sua riservatezza, per questo suo immobilismo, per questa sua attrazione che la fa sì seducente, attrattiva, però è immobile. La Luna invece, se noi dovessimo descrivere il principio lunare con una grafica, sarebbe una sinusoide che sale, che scende, che cresce e che cala, quindi ci dà il senso di movimento, di buio e di luce. Quindi a Mercurio viene data questa possibilità, l'unione di Venere con questa capacità lunare di salire e scendere, crescere e decrescere. Tutte queste sono qualità che devono essere proprie dell'anima, no? Dell'animo umano, di quell'animo mediano che si pone tra l'energia e la materia, ovvero tra lo spirito, l'anima e il corpo. Nella terma alchemica il principio fondamentale di Mercurio era proprio questo, era questo il suo significato, di essere una forza mediana che poteva scendere e salire, ma tuttavia essere in mezzo, essere di una natura intima. Non è ancora lo zolfo, non è ancora il nostro zolfo, non è il sale, ma rimane questa natura che può andare verso lo zolfo o può andare verso il sale e andare da uno all'altro. Credo possa bastare. Ciao.